oggi il carnevale? Bellissimo, come sempre, meraviglioso. Si è parlato di una quarta sfilata dopo il martedì grasso, che cosa ne pensate? A Fano il carnevale è una delle manifestazioni più importanti, quindi anche la quarta sfilata ben venga. Per lei? Assolutamente sì, anche dopo la quando bruciano il pupo è bellissimo lo stesso, perché inizia il carnevale per tutta Italia, per cui ci sta. Addirittura dalla Germania. Dalla Germania, sì sì, veniamo da Essen, nella zona della Ruhr, portare un po' di caramelle a casa. Com'è questo carnevale? Per ora molto bello, adesso vediamo quando comincia proprio. Salve, io sono vestito da Ape Maia, nonché regina del carnevale, Ape regina del carnevale. E tu invece? Damiano è di rivisitazione della Barilla, la Barcollo. Ultimamente si è parlato anche di una possibile quarta sfilata del carnevale di Fano dopo il martedì grasso. Che cosa pensate di questa idea? Che è giusto, bisogna scollegarsi da questa tradizione della Quaresima, seppur importantissima assolutamente, ma comunque il carnevale è una festa artistica e come tale va celebrata anche una quarta domenica e noi possiamo farci un costume in più. Lei è un fanese ed è vestito da? Da Joker. Cosa pensa se ci fosse la possibilità di una quarta sfilata dopo il martedì grasso? Sarebbe una bella cosa per fare? Sarebbe bellissima, anche se comunque dovrebbero mettere comunque la possibilità di vedere il carnevale qua a tutti. Il fatto di vedere, io sono del parere di renderlo gratis. E sono un po' contrario al fatto di metterlo a pagamento, questo è sicuro, perché il carnevale sarà sempre libero a tutti e così è un po' condizionato. Anche il più brutto d'Italia al carnevale di Fano, com'è oggi? Oggi è una bella giornata, per fortuna che il tempo si è rimesso, vedo che c'è abbastanza gente e stasera chiuderemo con il botto. Voi da dove venite? Dal Friuli Venezia Giulia, Trieste. Lei? No, io di Lucrezia. Le piacerebbe eventualmente anche un ulteriore sfilato, una quarta sfilata, visto che se ne parla? Ma certo, come no, mai porre limiti. Sì, sì. Anche la quinta. Anche una bella verso l'estate, che sarebbe ancora più bello, che più leggeri, più... sarebbe bella la cosa, veramente. Un gruppo di amici direttamente da? Ancona. Ma perché siete venuti al carnevale? Che cosa vi piace di più? Più che altro, soprattutto i carri e poi mascheraccia. A noi mascheraccia ci piace un bel po'. I dolcetti, le caramelle. Le caramelle. Come il carro, ce n'è uno che vi piace in particolar modo? So, questo che canta, bellissimo. Piace la musica? Sì, molto. Si è parlato anche di un'ipotesi di una quarta sfilata dopo il martedì grasso. Voi che cosa pensate? Ah, perché no? Non metteremo via i vestiti in caso e li teniamo per la prossima domenica eventualmente. Voi siete di Roma? Di Roma, sì, siamo venuti apposta a Fano per vedere questo magnifico carnevale. Perché abbiamo letto che è il più vecchio al mondo, almeno una cosa del genere, ecco. Da dove viene? Da Montescudo, vicino a Rimini. È la prima volta che viene al carnevale di Fano? No, ero già venuta tanti anni fa, da piccola. E adesso sono tornata ed è sempre bello. Il carnevale è solitamente di domenica, ma se fosse anche di sabato le piacerebbe uguale? Sì, perché faccio un lavoro che non mi cambia, lavoro sempre perché lavoro in ospedale, quindi per me è indifferente, però sicuramente... Chi fa un lavoro normale la domenica se lo può godere, può esserci più gente. Ragazzi, voi siete di? Di Fano. Ma chi è che è di Milano? Noi tre. Voi è la prima volta che venite al carnevale? Io sì. Sì. Lei no? No. Io ci vedo quasi tutti gli anni. Ci tornerete grazie a noi. Vi abbiamo lasciato un bel ricordo. Da fanese, che cosa ne pensa se ci fosse un'ulteriore sfilata? Quindi quattro sfilate, che cosa ne pensa? Ah, io sono pienamente d'accordo. E sarebbe il primo a vestirsi? Il primo, sicuramente. Da Torino al carnevale di Fano, com'è questa esperienza? Bella, bella, molto bella, molto interessante. Abbiamo visto dei bei carri e speriamo di divertirci fino a questa sera. Un'intera famiglia vestita da? Peter Pan, Capitan Uncino, Wendy, Trilli e Spugna. Ma l'ipotesi di una quarta sfilata dopo il martedì grasso vi piacerebbe? Perché no? Sì, sì, certo. Tu come ti chiami? Elisa. Elisa, quanti anni hai? 6. Hai preso anche qualche caramella, qualche cioccolata, vedo. Sì. Che cosa ti piace di più del carnevale? I carri. Ce n'è uno in particolare oppure ti piacciono tutti? Tutti. Se ci fosse anche un'ulteriore sfilata, le piacerebbe? Bellissimo, a noi piacerebbe molto. La sicurezza presente al carnevale di Fano perché offre un lavoro fondamentale. Di non far andare la gente sotto i carri e di gestire la situazione. Lavoro fondamentale. Sì, se non c'è la sicurezza al carnevale... Non si fa nulla. Non si fa nulla, ecco. Quanti siete oggi presenti, in tanti? Parecchi. Ma ci si diverte più a tirarle le caramelle o a prenderle? Ci si diverte più a tirarle, il carnevale è bellissimo. Come ti chiami? Carlotta. Ti diverti a tirare le caramelle? Un bel po', tantissimo. Lei? Romina io sono, ci si diverte un mondo. E da quando
tempo venite qua al carnevale a tirare le caramelle. Quasi 8 anni che veniamo al carnevale sul getto. Buon divertimento. Buon carnevale a tutti. Il baile conmigo.